L'Italia è fra i primi quattro paesi con la maggiore produzione di fumetti al mondo, con una tradizione lunga più di un secolo. La prima rivista settimanale italiana a fumetti è stata realizzata per i bambini. Infatti, si chiama Corriere dei Piccoli. Fu nel 1975 che Francesco Tullio Altan crea la bimba per il Corriere dei Piccoli. Vi presento il grande vignettista, fumettista e sceneggiatore italiano Francesco Tullio Altan. E vi racconto di Pimpa, la cagnolina con le sue lunghe orecchie che parla come una bambina. Siete pronti? Altan è uno dei più grandi autori di fumetti in Italia. Da oltre 40 anni racconta e rappresenta l'Italia attraverso le sue vignette. Nato a Treviso nel 1942, ha studiato architettura a Venezia. Sin da piccolo aveva la vena del disegnatore e dell'umorista. Disegnava per gli amici e poi i suoi disegni sono finiti sul giornale del liceo. Ed è così che è cominciata la sua storia con le vignette. Un giorno Chicca, la sua bambina di 3 anni, gli chiese un cane. Fu allora che gli venne l'idea di disegnare un cane per la sua piccolina. Pimpa aveva l'aspetto di un cane con lunghe orecchie. Ma non era una cagnolina qualunque. Era bianca, con buffi pallini rossi e parlava come una bambina. Insieme a Pimpa c'era Armando, un signore in giacca e cravatta, nasuto e baffuto, una specie di papà. Da allora, Altan non smette mai di scrivere storie su Pimpa, aggiungendo anche tanti altri personaggi, come il piccolo cane Tito, la giocherellona Rosita, Colombino, Coniglietto con i suoi pallini blu e l'ultima arrivata in una notte di Natale, la piccola curiosa di tutto, Olivia Paperina. Finora sono 150 libri, tra storie come Pimpa e la stella Lulù, Pimpa il pane e il panino, Pimpa e la gita nella foresta, Pimpa va a Roma e tante tante altre, ma anche libri per giocare, per disegnare, ma soprattutto per imparare le prime parole. Poi ha realizzato altri personaggi per bambini, come Chicca e Camillo Cromo. Altan è celebre anche per i suoi romanzi a fumetti per un pubblico adulto, con i quali racconta i nostri difetti da umani in modo ironico. Pimpa è entrata nei cuori dei bambini di tutta l'Italia. E non solo, Pimpa è famosa adesso in tutto il mondo. Pensate che in Libano i bambini hanno incontrato Pimpa sui banchi di scuola. Grazie all'ambasciata italiana a Beirut, con la collaborazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e al Ministero dell'Istruzione libanese. Pimpa rimane uno dei personaggi di Altan più riusciti in assoluto.